L'ascoltatore disse: la radio privata di VB. Dopo le solite parole di avvio, l'ascoltatore disse: mi sposai con Filomena, che era molto bella, e andai a vivere dai miei. Chi sposa una ragazza molto bella, lo interruppi troppo presto, lo riconosco, muove delle cause che avranno degli effetti. E il modo in cui vivrà questi effetti produrrà altre cause. E la legge dei codici, delle monadi, delle unità di mutazione, delle forme di vita di cui parlano alcuni maestri immateriali. Sì, ma che c'entra? Reagì l'ascoltatore. C'entra, e adesso lo vedrà. Proseguo pure. Mio padre, dopo qualche mese, abusò di Filomena. Appunto, lo interruppi ancora. Chi è offeso negli affetti più cari, spesso ha offeso, in vite precedenti, gli stessi individui da cui riceve l'offesa. Accade perché la legge è economica e per evolverci si serve spesso degli stessi individui con cui abbiamo mosso le cause che hanno prodotto quegli effetti. Sì, ma io da allora ho avuto una crisi dopo l'altra, l'una sempre più grave della precedente, proseguì l'ascoltatore. I maestri non fanno che ripetere che non si è mai vittime se prima non si è stati boia. Se qualcuno avesse strizzato i miei pensieri, ne avrebbe ricavato il distillato della vendetta, aggiunse l'ascoltatore. Sì, perché la vendetta è la suprema resistenza che l'io oppone all'evoluzione, commentai io. Chi ha compreso la legge, invece, non si vendica mai contro la legge, ma l'accoglie come espressione delle sue stesse esigenze evolutive. Ogni giorno bevevo quel liquido sanguinario e ogni giorno scendevo uno scalino del mio degrado. Tutto ciò che degrada è sempre frutto dell'io. Il cosiddetto male in tutte le sue forme è il prodotto dell'io, dell'egoismo individuale e collettivo. L'io però è solo un passaggio dell'equazione evolutiva individuale. L'io infatti è trasceso dai successivi passaggi dell'equazione. Poi, finalmente, l'esistenza mi è diventata più composta. Quando la nostra vita diventa più composta, ci sembra di essere giunti a una maggiore evoluzione, ma non è così. Solo quando l'esperienza è divenuta patrimonio della coscienza, noi acquisiamo il definitivo scatto evolutivo. Giorni fa, però, all'improvviso, mi sono ricordato che mio padre aveva a casa una pistola calibro 9 non denunciata. Allora sono andato dai carabinieri e l'ho fatto arrestare. Appunto, quando l'evoluzione non è ancora natura acquisita, il comportamento dell'individuo può subire cambiamenti improvvisi e spesso stravolgimenti. Questi terremoti vibratori possono ripetersi per diverse vite, perché il superamento delle limitazioni avviene attraverso gruppi di incarnazioni e non nel corso di una sola vita. Va bene, allora che cosa devo fare adesso? Chiese l'ascoltatore, ormai rassegnato alle mie interruzioni. Niente, quello che hai fatto al di fuori di te ormai è fatto. Devi capire dentro di te a che punto sei con la vendetta. L'ascoltatore ci ringraziò e ci salutò molto deluso. Durante la pausa pubblicitaria giunse il giudizio fortemente negativo del regista. Per come avevo condotto l'intervista e soprattutto per gli argomenti troppo astrusi delle mie interviste
in cui mi accusò, io avevo la presunzione di occuparmi di che cosa c'era dietro i comportamenti umani. Alle 11 di mattina lasciai piuttosto depressa la sede della radio privata. Che cosa avrei dovuto fare quel giorno? Mentre tornavo a casa, passai in rassegna le diverse possibilità. Dovevo andare a fare la spesa e occuparmi innanzitutto delle rose sul balcone, che avevano sofferto per una recente ondata di freddo. Ero priva di forze. Il giudizio distruttivo del regista mi aveva fiaccato. Mi succedeva ogni volta che subivo un attacco all'insegnamento che avevo la presunzione di divulgare. La mia fede però non vacillava. Rimanevo soltanto priva di forze di fronte al lavoro che volevo ancora fare. Questa era la mia debolezza.